Amici del mio viaggio a New York, continuiamo queste dirette che sto facendo da un po' di tempo per raccontarvi New York, e oggi siamo sulla Fifth Avenue. È una giornata un po' piovosa, ma ciò non toglie che sia comunque bello farsi una camminata e godere insieme a voi di questa bellissima parte della città. Come immagino voi sappiate, la Fifth Avenue rappresenta un poco la strada degli sfarzi, della moda, quindi è un luogo molto conosciuto da turisti, e ogni volta escono quelle classifiche dove qual è la strada più costosa per affittare un negozio, la Fifth Avenue è quasi sempre in cima. Tra l'altro, un motivo secondo me di orgoglio è pensare, e questa cosa io ci credo davvero, che gran parte dei negozi che si trovano sulla Fifth Avenue, poi andiamo di qua, insomma la gran parte dei negozi che si trovano sulla Fifth Avenue alla fine sono italiani, nel senso che molti sono marchi abbastanza importanti del Made in Italy. E questa cosa è sicuramente un motivo d'orgoglio, perché italiano si dimentica quanto patrimonio di bellezza dipende dall'intuito, dall'estro di un popolo intero. E insomma, dopo questa premessa patriottica, voglio farvi notare anche un'altra cosa, e cioè che in genere, in linea di massima, la Fifth Avenue è abbastanza vuota, come si può vedere non c'è tantissima gente. Di solito questa strada, chi è venuto a New York sicuramente lo sa, è una strada super trafficata. Ci sono veramente, ogni passo ci sono un sacco di turisti che passeggiano, camminano, vengono a fare shopping, no? Una passeggiata sulla Fifth Avenue è sempre qualcosa di meraviglioso. Però adesso chiaramente non è così, e questa cosa si sta accentuando, nel senso che più andremo verso l'inverno più sarà vuota. Considerate poi che non solo mancano i turisti, però voglio dire, la situazione comunque della città è quella di una città in crisi, come un po' tutto il mondo, e quindi se guardiamo all'interno delle vetrine vediamo questi commessi con le mani, cioè, senza nessuno dentro, che non sanno che fare. E questa ora come ora è la verità, cioè questa come ora è la realtà. Qualsiasi altra volontà di dare una visione ottimistica si scontra contro la realtà. Ecco qua. Però a noi non interessa, perché parleremo di cose allegre e parleremo invece della bellezza della Fifth Avenue. Adesso siamo all'altezza della 53esima, quindi andremo ancora un po' avanti. Faremo durare questa diretta, come di consueto, sui 30 minuti. Queste dirette super irrealistiche che vi danno la sensazione di camminare con me per New York. Molte dirette le faccio su Facebook e sono comunque molto belle, però fare una diretta di alta qualità 4K fatta col cellulare è sicuramente molto molto bello. Guardate qua che bella la città. E continuiamo, amici. Non so perché lo stabilizzatore ogni tanto appare sullo schermo. Probabilmente ho fatto qualche errore di impostazione. Bisogna anche avere la mano ferma, insomma. Qua adesso passiamo davanti a un negozio che è oggettivamente fantastico, è Salvatore Ferragamo. Uno orgoglio del Made in Italy. Sulla destra c'è lo store della Nike, che è un altro store
ultra famoso, e diciamo che le prime strade dalla 59esima fino alla Public Library, ma in fondo si può dire anche fino alla 50esima, fino alla St. Patrick, sono le zone dei grandi marci di lusso. Poi viene la zona più normale, considera, cioè più, diciamo, senza tutte le grandi marche. Considerate che quando si parla di Fifth Avenue, non so perché mi esce questa cosa, non lo so. Allora, quando si parla di Fifth Avenue, considerate una cosa, che la maggior parte delle volte si intende, qua c'è Versace, l'abbiamo appena passato, la maggior parte delle volte si intende la zona, diciamo, più vicino a Central Park, no? Quando dicono ho fatto una passeggiata alla St. Fifth Avenue, intendono la zona dove si va dall'Hotel Plaza fino alla St. Patrick, che è la zona poi più turistica. Tuttavia la Fifth Avenue in realtà continua e va molto oltre, arriva fino a Washington Square Park, quindi è una strada molto più lunga. Però, diciamo, nella percezione delle persone, dalla 59esima fino a Saks, fino al Rockefeller Center, la parte più conosciuta. Ebbene sì, devo dire che quando cammini per la Fifth Avenue, soprattutto quando c'è gente, respiri sempre un'aria pazzesca, no? Particolare, c'è tutta questa gente elegante, mezza griffata, queste persone misteriose che non sai mai cosa fanno nella vita, a cosa si dedicano. Dici, ah, chissà che storia di vita ci sta dietro, no? Chi sarà? Sarà un imprenditore? Sarà la donna di qualche milionario russo? Sarà un'imprenditrice americana, no? Ti fai tutte queste domande. Insomma, va bene così. Bisogna interrogarsi sulle persone. È un bel modo per passare il tempo. La stessa cosa quando vai ai locali, no? Ti siedi, che ne so, al tavolo del Tao, e ti arrivano un sacco di persone, inizi a chiederti chissà cosa farà, quale sarà la sua vita, di cosa combineranno. Mi piace comunque fare queste dirette perché, insomma, cammino, vi parlo. Purtroppo le farei anche in diretta, però su YouTube non si possono fare le dirette in 4K, quindi diciamo che va bene così, preferisco fare così. Oggi è una serata un po' scura, sto aspettando, vorrei fare un video 4K durante una, qua siamo da Saks, qua davanti, a sinistra, durante un acquazzone, deve essere fighissimo, io con l'ombrello a fare video, con la pioggia battente, sì, lo farò ragazzi, non c'è dubbio che prima o poi lo farò, sto aspettando la giornata di pioggia. Un'altra cosa che ho notato sulla Fifth Avenue è che qua ci sono gran parte dei negozi di sportivi, dei brand più importanti dello sport. Qui abbiamo il Puma Store, poi c'è Asics, poi ci stanno le scarpe Shakers, poi più giù c'è la Reebok, poi c'è la Nike, poi c'è Adidas, Timberland, cioè tutto ciò che è Lululemon, che è uno dei miei marchi favoriti. C'è tutto ciò che è sportivo, nella Fifth Avenue trovo una collocazione. Come vedete devo anche fermarmi quando c'è il semaforo, perché se non mi fermo mi gettano sotto, e se mi gettano sotto è un problema. Continuiamo questa nostra camminata, sono molto felice come sempre. Mi sembrava ieri che era estate, invece già siamo a novembre, e la cosa mi fa ben sperare, magari. Eccoci qua, insomma, tra poco saremo in estate, io spero davvero, ve lo dico davvero, ci mettiamo alle spalle questo annus horribilis
in cui tutti in un modo o nell'altro l'abbiamo vissuto male, no? Nessuno è pienamente felice di quest'anno come l'abbiamo vissuto. Io guardate, mi proietto molto a maggio, giugno prossimo, la prossima estate. A volte dico wow, devo fare esercizi e palestra perché voglio avere un fisico scolpito per la prossima estate, me la voglio godere al massimo, no? Anche perché siamo compressi in questa situazione dovuta alla pandemia da parecchio tempo, ormai da 8 mesi. La cosa simpatica è che questi video poi ne farò altri. Però rimarranno su YouTube e magari tra 2 anni li vedremo e diremo: oh, ma guarda com'era nel 2020 la Fifth Avenue, c'era poca gente. Poi magari invece li faremo quando finalmente ci sarà la gente e ne saremo felici. Io ho tra l'altro una voglia di viaggiare che insomma non vi so neanche spiegare da cosa deriva. Cioè, nel senso, lo so spiegare da cosa deriva. Mi manca viaggiare. Viaggiare è senza alcun dubbio l'attività più pazzesca nella vita di una persona. Vai in un luogo, quando vai in un luogo è come rinascere e te ne porti dentro, ti porti dietro sempre tantissimi bei ricordi. Io faccio sempre l'esempio di questo viaggio in Giappone che ho fatto 1 anno e mezzo fa. Stavo in quel bell'hotel là, come si chiamava? Il Cerulean a Tokyo, a Shibuya stavo e non sono stato, veramente sono stato felicissimo. Non ricordo di essere stato così felice in vita mia, ma a Shibuya ero davvero strafelice, mi mangiavo tutti i sushi. Poi capito, quando vai a Tokyo, no? È un po' come quando vai a Napoli, la prima cosa che vuoi fare è mangiare il sushi giapponese. E ti emoziona l'idea, davvero quasi in lacrime, no? Ti emoziona l'idea, caspita, sto mangiando il sushi a Tokyo. E devo dire che come lo fanno a Tokyo, amici miei, non so perché, sarà il pesce, la maestria e tutto, è un altro livello. E non vi dico del sushi, quello costoso, l'omasake, perché anche qua a New York lo trovi di un buon livello, ma vi dico proprio il sushi, quello popolare. Cioè a Tokyo vai e mangi sushi pagando poco. E sta cosa per me è fighissima. Insomma, mi manca viaggiare, ci sono tante parti del mondo che devo vedere. Siamo bloccati. Okay, non mi voglio neanche lamentare perché in verità sono nella città che amo. E insomma, la città che amo è questa, quindi non c'è maniera per lamentarmi. Ho la fortuna di vivere a Manhattan e penso che non ci sia un luogo più pazzesco in cui vivere. Chiaramente questa cosa non la si vede adesso perché adesso siamo tutti mezzi incasinati con questa pandemia, però in genere vivere a Manhattan è sempre una gran cosa. Quindi neanche mi voglio lamentare. Questo è Adidas, un altro store importante. Insomma, lamentiamoci meno e guardiamo le cose dal lato positivo, anche se non so nello specifico cosa ci sia di positivo. Però dai, stiamo camminando e quindi siamo felici, voi state vedendo il video, siamo molto felici tutti e due. Questi sono i carretti tipici che vendono praticamente tutto, sono ormai come dei ristoranti, anche loro non stanno vendendo molto poco perché non ci sono i turisti. Qua stiamo sulla 46 e continuiamo ad andare senza fermarci, si fa sempre un po' più notte adesso. Mi avrebbe fatto piacere farvelo di mattina, ma stamattina mi si è scaricato lo stabilizzatore e non sono riuscito a farlo, ma continuiamo, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa abbiamo di fronte a me. Cosa abbiamo di fronte a me? New York, che città! Ma poi il viaggio di New York è sempre fighissimo. Io lo dico sempre, cioè, già viaggiare di per sé è stupendo, però quando uno viene a New York è davvero un'altra cosa. Come notate, ci sono sempre impalcature a destra, a sinistra, una città perennemente in costruzione, che tra l'altro non finisce mai di costruirsi.
questo è New York, questa è la sua natura, questo è il suo modo di essere. Ed è stata una grande sfida a cielo, senza alcun dubbio. Ah, mi ero dimenticato quando parlavo di negozi sportivi, di citare l'NBA, il basket americano che ha tantissimi appassionati in tutto il mondo e molti anche in Italia. Diciamo che tra gli sport americani il basket è quello che viene più seguito dagli europei, perché gli altri sport sono meno europei senza dubbio. Cioè il baseball difatti è quasi assente in Europa, invece ho scoperto che in Giappone lo praticano. Il football americano, vabbè, difatti esiste solo negli Stati Uniti a certi livelli, e l'hockey su ghiaccio c'è, però non è così diffuso. Invece il basket, gli europei sono veri appassionati di basket, non è un caso se ci sono anche diversi italiani, no? Che giocano o hanno giocato nell'NBA, e ogni tanto penso, caspita, ok, se un calciatore italiano giochi in Serie A, vabbè, figo, ma se è italiano e giochi nell'NBA, ma caspita, deve essere tipo più in là anche del sogno più roseo che si possa realizzare, no? Essere italiano e giocare con l'NBA, secondo me è qualcosa di spettacolare. Ti cali in un'altra mentalità, in un'altra vita. Cioè, veramente puoi tornare in Italia come un vincente. Anzi, insomma, non ce ne sono tantissimi, però ci sta, ci sta. Beh, Kobe Bryant era parzialmente un po' anche italiano, aveva vissuto diversi anni a Reggio Emilia, parlava un italiano spettacolare, no? Quando lo sentivi parlare ti sembrava italiano. Peccato, gli incidenti della vita a volte sono così. Continuiamo, amici, continuiamo. Io ogni volta che vado a vedere una partita allo stadio rimango sempre piacevolmente colpito, è sempre una grande festa. Tra l'altro l'anno scorso mi sono tolto lo sfizio di andare a vedere il Super Bowl. Se voi andate su YouTube, su Facebook, c'è il mio video del Super Bowl e devo dire che caspita, oh, mi sono proprio divertito, dai. È stata secondo me l'esperienza più bella a livello sportivo della mia vita, anche perché poi mi sono trovato dinanzi ad una partita spettacolare. Il football americano è abbastanza comprensibile in realtà. Molti pensano sia complicato, ma in realtà non lo è. Quindi si segue abbastanza facilmente. Insomma, prima attaccano una squadra e poi attacca l'altra. Quindi è chiara come situazione. Purtroppo il football americano ha un problema, anzi, il Super Bowl ha un problema, che ormai è arrivato a costi pazzeschi. Cioè, per vedere la finale ti costa anche 5-6 mila dollari, 7 mila dollari. Ormai il football americano è pazzesco come costi. Però, insomma, che dobbiamo fare? Alla fine, una volta nella vita lo devi fare. Quando i nipotini ti chiederanno, ma hai mai visto il Super Bowl? Tu dici sì, e gli racconti il giorno che hai assistito al Super Bowl. A me piace pazzo. Non penso tornerò a vederlo, oddio, non si sa nella vita, magari ci torno, perché il prezzo è veramente proibitivo. È una di quelle esperienze che io definisco once in a life, cioè che fai una volta nella vita perché vuoi portartela con te per sempre. Continuiamo a fare questo bel video notturno. Siamo sulla Fifth Avenue, là, non so se vedete, magari lo vedete, ci sta anche la Public Library, la Biblioteca Nazionale, che è anche lì dove si sono girati tantissimi film, tra cui Ghostbusters o anche i film relativi a Sex and the City. Parliamo un po' di Sex and the City. Devo dire che Sex and the City, io ogni volta che lo rivedo penso wow, cioè
è una serie che veramente ha raccontato alla perfezione il caos che è New York, no? Perché poi lo sapete una cosa interessante di New York? Che davvero incontri gente molto interessante, uomini e donne, sia per questioni sentimentali o sessuali, ma anche dal punto di vista di affari o di amicizia. Cioè, New York ti dà tante occasioni di conoscere gente interessante. Guardate la Public Library, che bella. A me piace un sacco. Andiamo avanti. E quindi io credo che questa sia la vera anima di New York, cioè la possibilità dei tanti incontri. Io nel mio romanzo ogni tanto vado a rileggere qualche capitolo e mi rendo conto come a volte le persone pensano: wow, ma non è possibile che accadano queste cose. Ma ragazzi, vivere a New York vuol dire aprirsi alla possibilità che accadano solo cose strane. Questa è la verità, cioè a New York non accadono cose normali, ma non esiste secondo me neanche una concezione di cosa sia normale e cosa non lo sia. Per sua natura è una città eccentrica, non so neanche dirvi, ogni tanto mi dico: ma qual è lo stile di New York? Ma qual è il newyorkese vero? Ragazzi, ma New York è un caos, chiunque riesca a dominare questa città può considerarsi newyorkese, molto diverso dalle metropoli europee, ovviamente, che sono un po' più bottonate. Insomma, le metropoli europee sono un po' più, civili. Non che questa sia incivile, ma diciamo civili nel senso sono un po' più omogenee, ti danno un senso di omologazione. Qua ti dà un senso misto di civiltà e barbarie, che è una cosa bellissima secondo me. Comunque continuiamo a fare questa camminata in questa città. Come sempre vi voglio regalare un poco di diretta per farvi immergere in questa città stupenda, insomma, ne vale sempre la pena farsi una passeggiata assieme. Penso che alla fine dobbiate venire, cioè io veramente credo che New York sia una città in cui prima o poi, in un modo o nell'altro, bisogna venire. Questa è una cosa senza dubbio che accade. Cioè, è difficile, per esempio, che un ventenne, un trentenne, un quarantenne possa dire: no, a me non interessa viaggiare, visitare New York, no? C'è gente, io poi dico, quando inizi a viaggiare probabilmente non la smetti più, perché viaggiare serve anche a respirare. Cioè, a volte siamo immersi in una quotidianità molto ripetitiva. Non tanto io, che faccio una vita, devo dire, abbastanza affascinante, cioè sono felice della mia vita. Però credo che la maggior parte della persona, tra quotidianità, problemi, tasse da pagare, qua e là, è questo Mad Men? Non so, insomma, la gente fa una vita ripetitiva, incontra, incrocia le stesse persone. Invece New York ti dà questa possibilità magica, che secondo me è fantastica. Non New York, il viaggio in generale ti dà la possibilità di allontanarti dal quotidiano, no? Di confrontarti con il diverso, inteso come una situazione diversa, e di godersi la vita. Musei, turismo culinario, gente che si incontra, panorami, foto. Il viaggio è un'esperienza fantastica. Poi io penso che, proprio come si può dire, come regola di vita generale, io credo che la cosa migliore da fare è aprirsi sempre alla novità. A me non piace pensare che la mia vita sia già tutta scritta, prestabilita. Io avevo degli amici quando ero al liceo o anche ai primi anni di università, che
che avevano le idee abbastanza chiare, no, su cosa volessero dalla vita. Per me non è stato così, capito? Cioè, quello che ti dicevo, io fai medico, poi ha fatto il medico. Cioè, ci sono molte persone che sono geometriche. Invece per me è stato molto molto diverso. Io ho coltivato sempre la mia curiosità, le mie inquietudini esistenziali, nel senso che non mai ci sapevo di non essere adatto ad una città di provincia. L'idea di sposarmi, avere figli a Salerno non mi esaltava, anzi lo vivevo come angoscia, come una scelta obbligata. New York è stata la città dove vabbè, ho trovato una mia dimensione, che è stata comunque anche una dimensione di lotta, perché a New York devi anche lottare, ecco, diciamo così. Cioè, è una città in cui vieni e ti si presentano davanti tante opportunità, ma devi anche farti il mazzo. Però ha fatto in modo che realizzassi anche i miei sogni. Pensate voi, io arrivavo a New York, come un po' tutti, perché in Italia non ero riuscito a realizzarmi appieno, e dopo un po' mi trovo ad avere un certo grado di popolarità grazie a Facebook, e poi inizio a scrivere romanzi con Mondadori. Allora pensate a me, ragazzino piccolino di Salerno, che improvvisamente si trova anche a scrivere romanzi con una casa editrice importante italiana, no? E questo era una parte del sogno realizzato. Ma la vita è così, tra l'altro io non credo che la vita sia neanche lineare, cioè sia comunque di alti e bassi, quindi magari oggi vivi un sogno, domani dovrai affrontare problemi molto più grandi. Io non credo in quest'idea che la vita sia o sempre positiva o sempre negativa. Infatti ogni tanto quando parlo con una persona, no? Mi dice, ah, io invidio quello, che fortuna, magari durante sta pandemia non abbiamo dovuto chiudere i locali, quello invece magari ha aumentato il fatturato perché online, ah, invidio quello che ha avuto la fortuna di avere la green card. Ma ragazzi, è inutile invidiare gli altri, perché oggi è il momento in cui le cose vanno bene a me, domani è il momento in cui andranno bene a te. Cioè la vita ci metterà di fronte in un modo o nell'altro a gioie e dolori, e questo vale per tutti. Io non conosco una sola persona che possa dire che ogni minuto della sua vita sia stata pura felicità, così no, come sono molto poche le persone che possono dire che la loro vita è stata ogni momento pura tristezza, no? È sempre un bilanciamento. Insomma, tranne magari casi specifici molto particolari, la vita di tutti, alti e bassi, qualcuno magari gli va meglio, qualcuno peggio, però insomma non invidiamo nessuno, perché i momenti di felicità, diciamo, si dividono. E dopo questa bella riflessione filosofica, continuiamo questa piccola passeggiata, perché insomma sono abbastanza felice di condividere con voi questo momento notturno. Si sta creando, stiamo vedendo in diretta come cambia, no? Stiamo vedendo in diretta come cambia il tempo, come cambia il clima. Siamo partiti che è un po' più giorno, adesso ci troviamo un po' più di notte. Va bene, va bene. La notte poi di New York è pazzesca, ed è forse la. Ma sapete che poi alla fine è la notte di New York che mi manca? Quelle notte in cui tutto può accadere, in cui i tuoi sensi sono moltiplicati perché hai bevuto una birra di troppo, perché ti senti trascinato dalle mille luci, perché di notte tutto può accadere, no? Può accadere anche l'incontro della tua vita. La notte di New York è magia. E infatti, tra l'altro, uno dei problemi di questa pandemia è magari. Quando sentirete questo video tra 2 o 3 anni vi ricorderete di questo momento. Uno dei grandi problemi è che ha di fatto un po' azzerato la vita notturna, che la vita, molti dicono, la vita notturna, lo dicono in maniera critica, no? Come se la vita fosse solo alzarsi, lavorarsi, lavorare, vedere la TV, addormentarsi, alzarsi, lavorare, vedere la TV, addormentarsi, ma al massimo mangiarsi una pizza.
E questo è molti non capiscono che invece se vuoi fare qualcosa nella vita, molte volte le tue carte te le giochi di notte, perché è di notte che si creano connessioni più profonde. Questa cosa molti non la capiscono. Andy Warhol diceva: esco tutte le notti e qualora non usci, quando non esco inizio ad abbaiare io al mio cane, per dire come insomma creativi, gente, solitari, tutti si animano di notte. Purtroppo c'è, poi sai, dicono quella cosa che è assolutamente falsa, tipo dicono una cosa del genere come vabbè, a 20 anni esci, a 40 anni diventi pantofolaio. Non è vero, cioè alla fine, o quantomeno non è vero a New York. Capisco che se sei solo, sì, è chiaro che a 40 anni magari la maggior parte della gente magari ha una famiglia, una cosa, però secondo me anche a 40 anni ti puoi divertire, ti devi, ma secondo me c'è proprio un obbligo di godersi la vita, e credo che New York ti obblighi. C'è il ragionamento che ti fa New York, guardati attorno, la gente si fa il mazzo, la gente ha dei sogni, la gente vuole vivere, perché tu non dovresti volerlo? Perché se tutti hanno questa voglia di vita, tu ti devi addormentare, no? Devi essere addormentato. Io tra l'altro sono una persona che ama stare solo a casa a vedersi un film, però ho bisogno, no, delle connessioni notturne per capire bene. Guardate che belle queste luci. Mi piace fare un video notturno perché vi dà la possibilità di godervi abbastanza ciò che io vedo. E stiamo sempre sulla Fifth Avenue. Adesso abbiamo passato da poco, non ve l'ho fatto notare, abbiamo passato l'Empire State Building, che è chiaramente il grattacielo simbolo di New York. Ce ne sono altri, ma penso che l'Empire State Building sia il numero uno. Sono abbastanza certo che non ci sia nulla di meglio. Io adoro, amo l'Empire State. Ogni volta che lo vedo illuminarsi di colori diversi. Aspettate che c'è un problema, ecco fatto. Oggi con sta telecamera mi si impalla a volte. L'Empire, ragazzi, che figo. Solo che ci penso mi emoziono. Quando salite sull'Empire e vedete di fronte a voi tanta bellezza, è veramente qualcosa che vi riempie di vita, no? Quelle mille luci, questa città verticale, mamma mia. Continuiamo amici, continuiamo un altro poco. Comunque devo capire meglio come funziona lo stabilizzatore, che a volte ho messo la telecamera in maniera sbagliata, mi si impalla. Sono felice di farvi queste dirette, insomma, che posso dirvi? È una maniera per farvi passeggiare anche insieme a me, raccontandovi poi, man mano che escono, degli aneddoti. Ricordo per esempio quando, appena arrivato, frequentavo una ragazza afroamericana, tutti i problemi di comprensione culturale che ci avevamo. Ragazzi, quando negli Stati Uniti le relazioni interrazziali sono abbastanza complesse, perché ci sono sempre molti tasti sensibili, una parola sbagliata, una cosa. Infatti io sono arrivato alla conclusione che è meglio fidanzarsi con persone con una cultura affine, no? Con cui hai comunque una comprensione maggiore, se no diventa a volte anche una lotta, una guerra. Ma la vita è bella anche perché a volte si lotta. Guardate quante impalcature, vi faccio vedere, anche le impalcature sono uno spettacolo bellissimo di New York, perché ti fanno capire che la città è viva. Mi dispiace solo che vediate, perché se io iniziassi a fare queste dirette 4K durante una notte folle di New York vi farei impazzire. Purtroppo la città è quella che è, nel senso che comunque è ancora un po' morta, e i ristoranti sono ancora un po' vuoti, molti negozi, vedete, qua non sono manco aperti. Siamo nel periodo storico in cui siamo. Però
va bene così, dai. Facciamo qualche altro minuto perché comunque amiamo camminare, fa bene, ci aiuta anche a riflettere. Una cosa che dico io a volte, no? Allora, la prima volta, vabbè, questa ve la racconto dopo, però voglio dire, a volte io mi metto a camminare di notte per strada da solo, mi fermo a un pub, mi bevo una birra, poi quando ti fermi a un pub e stai solo e ti bevi una birra, chiunque tu stia a fianco si sente obbligato a parlare con te. Che sia uomo o donna, si sentono obbligati a parlare. Invece ricordo all'inizio, quando venni la prima volta a New York, mi trovavo a Williamsburg, che era a Brooklyn. Tra l'altro dopo questa diretta ci vado a fare una passeggiata. E c'era un posto, ora mi sfugge il nome, dove andavo a giocare ai videogame. E anche lì, ogni volta che ti siedi ad un pub, chi ti sta a fianco, il barista, se stai solo, ti inizi a parlare. Ma non è che iniziano a parlare perché sono interessati a te, no? Perché vogliono portarti a letto, così. È proprio che loro sono in imbarazzo in questa situazione se non parlano. Io ricordo, appena arrivai a New York, arrivai a casa con un americano, un ebreo americano, e lui giustamente, appena arrivai, mi disse: guarda, noi stiamo andando a berci un caffè, vuoi venire con noi? E io andai, e quello che io parlavo ancora, insomma, capivo ancora poco l'inglese, però quello che mi sorprese, ve lo dico con sincerità, è che non mi esclusero, no? Cercavano in tutti i modi di farmi partecipare alla conversazione, di darmi a parlare, di far... mentre magari spesso quando entri in un gruppo di persone, se si conoscono bene tra di loro, spesso qualcuno rimane escluso, no? E deve solo ascoltare. E in Italia spesso non gliene frega manco niente che se ti escludono, lo fanno anche senza pensarci. In America no, cioè loro hanno comunque una serie di meccanismi mentali automatici che scattano nelle occasioni sociali e gli viene insegnato come comportarsi. Quindi la prima cosa, se sono un gruppo di amici consolidato e c'è un'altra persona, automaticamente fanno di tutta per farla partecipare alla conversazione, anche perché loro detestano il silenzio. Cioè, mentre noi per cultura potremmo stare anche in silenzio tra due persone, non è che ci sentiamo obbligati a parlare, gli americani no. Cioè, faccio un esempio: metti che stai con degli amici, no? Tutti si alzano e rimani solo con una persona, quella si sentirà obbligata a parlarti. E sono conversazioni piacevoli. Gli americani sono abili conversatori, cioè non sono pesanti, amano mantenere le conversazioni leggere, non sono mai né invadenti né troppo aggressivi. Si impara molto da loro dal punto di vista sociale. Poi vabbè, chiaramente quando si ubriacano perdono anche loro il controllo, però ecco, in generale rispetto agli europei, gli americani e i newyorkesi mi sembrano molto più, che posso dire, meno violenti, ecco. E questa è una cosa bella. Vabbè amici, stiamo facendo una bella camminata, la cosa ovviamente rende felice, perché io credo che camminare tra di noi sia, ecco, queste dirette, questi video siano quasi un miracolo. Qua c'è il museo del sesso, se vi interessa. Non sono mai venuto ancora, anche perché, cioè, che vi avete il museo del sesso, che saranno tutte cose, il sesso è bello praticarlo, mica andare in un museo a vedere gli altri, cioè non so cosa si vada a vedere sinceramente, ma non mi sa di luogo vivo. Sempre più notte, il mio video continua in questa notte newyorkese, sembra quasi una diretta radio dove voi la mettete, io vi parlo, no? La dovrebbero fare, se c'è qualcuno che c'ha la radio, faccio la diretta radio da New York con le domande del pubblico, mi faccio sfondare. Vabbè amici miei, continuiamo ancora un po', siamo sempre sulla Fifth Avenue,
Ora ci sta il prossimo. Adesso questo casino incredibile che ascoltate sono questi che buttano la spazzatura. Mamma mia, che casino! Va bene, il giro di poco è già notte, pazzesco, pazzesco, è mancato poco, nel giro di poco siamo già la notte, le notti di New York. Infatti il mio romanzo si intitola Una notte ho sognato New York. Oh ragazzi, non mi dite che ascoltate sta diretta fino alla fine e poi non vi comprate il romanzo, sarebbe un affronto. New York, ragazzi, questo che stiamo attraversando a sinistra è il Madison Square Park. Qua c'è anche uno degli hamburger più buoni al mondo, quello di Shake Shack. Insomma, vale la pena anche mangiarlo. Fiondatevi sull'hamburger, anche perché il trucco di New York è molto semplice. Mangi parecchio, probabilmente mangi spesso anche male, però, cari amici, la cosa bella è che consumate parecchio, perché camminate, andate avanti, indietro. La vita è così, è una sorpresa. È una sorpresa, anche a New York, camminando può succedere qualsiasi cosa. Quindi, insomma, se lo vedete un po' scuro adesso il video, è semplicemente perché siamo nel parco. Ma adesso usciamo, ragazzi, manca poco. Manca pochissimo. Ci siamo quasi. Vedete quello lì di fronte? Purtroppo non è illuminato, ma quello è il... come si chiama? Il palazzo a forma di ferro da stiro, il Flat Iron, costruito nel 1902 con una forma per l'epoca rivoluzionaria, triangolare. Non si sapeva, molti pensavano sarebbe caduto giù per le correnti del vento. Quando lo costruirono per l'epoca era un grattacielo pazzesco, era altissimo. Ed è anche vero, perché ormai vabbè, ci sono edifici molto più alti, però immaginate di vederlo con gli occhi di uno del 1902, cioè doveva pensare wow, ma che cosa, a cosa sto assistendo? È un palazzo stupendo. Immagini come doveva essere l'emozione di salire sul Flatiron e vedere tutta la città dall'alto, no? In quell'epoca l'Empire ci volevano altri 30 anni per costruirlo. C'era... Thank you. Mi hanno appena detto che i miei lacci sono slacciati, in realtà lo so, però sto facendo la diretta. Quindi stavo dicendo, immaginate l'Empire, no? Ci sarebbe stato dopo 30 anni, quindi il Flatiron a New York, la cosa più alta, che cos'era? La Statua della Libertà, il Ponte di Brooklyn, erano punti molto panoramici, ma a livello di edifici era ancora molto bassa all'inizio del Novecento. Per fortuna non ci sarebbe stato il grattacielo senza l'invenzione dell'ascensore, perché poi la vera rivoluzione del grattacielo è l'ascensore. Nel momento in cui hai la possibilità di raggiungere velocemente i piani alti, hai rivoluzionato tutto. Sarebbe stato impossibile. Da quel momento in poi gli edifici sono costruiti in altezza. Immaginate andare a un grattacielo senza ascensore, ci metti 20 minuti per salire. Vabbè amici, spero, quello è Flatiron. Spero che questa diretta sia piaciuta. Questo sono io, se non conoscete il mio viso sono Pio Armenti, vi aspetto a New York. Ciao!